Alberto Pagani, il presidente del team Cycle Classic. Oggi si presenta un progetto, una squadra davvero importante. Vogliamo spiegare anche al pubblico di cosa si tratta? Diciamo che la Cycle Classic ha una storia lunga nel tempo, perché Bergamin Luca, che è il fondatore, da quest'anno abbiamo aperto al paraciclismo. Questo grazie a aver conosciuto Luciano, Triboli, tutta gente del paraciclismo, che hanno insegnato cosa vuol dire andare in bici, ci insegno cosa vuol dire in bici, cioè soffrire profondamente, a volte tante sconfitte di un normodotato diventa una vittoria. Questo è un progetto molto a largo respiro, in quanto tendiamo a andare ad assoldare dei ragazzi che sono dei diversamente abili, e gli cerchiamo di toglierli dal loro guscio, a volte si esternalizzano dalla società. Questo è un progetto molto ambizioso, tanto è vero che grazie a Luciano, che è anche il nostro consigliere, vedremo di portare avanti questo progetto nel tempo e chissà mai riuscire anche con il sodalizio, con la SBS di Bergamo, un progetto comune per il bene di tutti questi ragazzi. Luciano sì. Caironi, sì, sì. Uno degli atleti, possiamo dire, di punta sì. del team, magari entriamo più nei dettagli di quali sarà la composizione della squadra e quali saranno i vostri impegni. Allora, composizione della squadra, sono io per quanto riguarda il discorso mountain bike, bici da strada e crono, e poi ci sono altre tre persone che parteciperanno al discorso delle hand bike. Niente, la mia storia viene un po' da lontano, perché parto da una squadra di Parma, dove praticamente c'erano tutti, che era l'Endurance Center, dove c'erano tutti i campioni, insomma, con campioni del mondo, campioni olimpici. Però niente, nell'armi con la Bergamasca ho conosciuto Alberto Pagani e anche altre tante persone. E niente, alla fine mi hanno convinto di venire a Bergamo, perché oltre a essere in squadra con degli amici, volevo anche iniziare un discorso di paraciclismo nella nostra zona, nella nostra provincia, sapendo che ci sono tante persone, conoscendole, ma non escono mai di casa perché o hanno vergogna o si sentono, non lo so, io sono passato da questa sensazione e l'ho superata, però ci sono tante persone che non la superano. E niente, magari con questo segnale si poteva, con questa manifestazione, con questo segnale si poteva un attimino aprire tutto il discorso. Quindi uno stimolo in più anche per tante persone della nostra provincia. Possiamo dire che questo è un movimento davvero in grande crescita, poi anche per i brillanti risultati ottenuti dai campioni che menzionavamo prima, anche alle ultime Paralimpiadi di Londra, e che ci siano delle società, degli sponsor che credano comunque in questo movimento, credo che anche per voi paratleti sia davvero molto importante. Soprattutto grazie agli sponsor, che ovviamente si riescono a fare questi tipi di manifestazione, però io posso dire che ormai il paraciclismo è un movimento in continua evoluzione, in continua crescita, e grazie a Fabrizio Macchi, Fabio Triboli, che sono qui, non è potuto venire Alessandro Zanardi perché ha degli impegni, è veramente un movimento che, scusa la parola, che tira e sarà sempre di più, saranno sempre più persone che praticheranno questo tipo di... Possiamo già svelare magari quali saranno i programmi di gara, se parteciperete a qualche manifestazione tra le più importanti? Ma io adesso la prima manifestazione sono il 21 di aprile a Spilimbergo, che dovrò difendere il campionato italiano di mountain bike, perché sono già due volte campione italiano. Poi ci saranno le varie gare in Europa, Spagna, Francia, Italia. E poi niente, si spera da parte mia di far parte della nazionale e di partecipare ai mondiali che si terranno a fine luglio in Canada. Torniamo a parlare con il presidente Alberto Pagani. Abbiamo già accennato prima, c'è un bel connubio anche con la SBS di Bergamo. Infatti, come dicevo prima, vogliamo, grazie anche al buon Mauro Foppa, che è il presidente della SBS, portare avanti un discorso comune. E chissà mai che un giorno avrò una pista per questi ragazzi per potersi allenare. Sarebbe tutti bello. Assieme, riuscire ad avere una bella pista di 3-4 km, un centro sportivo, come anello, per poter fare allenare questi ragazzi, specialmente della hand bike, perché è abbastanza pericoloso, è difficile allenarsi sulle strade normali. E per quello che serve anche un supporto dei normodotati, proprio per assicurare un attimino queste uscite senza
le problematiche delle strade al giorno d'oggi, perché l'end bike viaggia veramente bassa a terra per questioni aerodinamiche e di conseguenza diventa poco visibile dai camion e dalle macchine, appunto. Se volete vi posso magari dire quali sono i principi più che altro dell'SBS, perché l'SBS inizia come sport terapia all'interno degli ospedali uniti di Bergamo e usiamo proprio lo sport come terapia, affiancandoci ai terapisti della riabilitazione e ai medici fisiatri. Seguiamo un protocollo medico ben preciso che è stato sottoscritto dal Comitato Italiano Paralimpico e dagli ospedali uniti di Bergamo, e noi 5 volte alla settimana andiamo appunto al centro di rieducazione funzionale di Mozzo, dove il dottor primario è Guido Molinero, che è il nostro medico di società. Appunto, usiamo lo sport come terapia e sembra che la cosa funzioni, perché si sono abbassati notevolmente i tempi di ricovero e soprattutto sono aumentate le qualità, i livelli riabilitativi al momento delle dimissioni. Infatti i ragazzi, quando riescono, che poi proseguono nelle nostre palestre appunto per lo sport agonistico, se sono già più pronti, più preparati e fisicamente, diciamo, messi bene. Di conseguenza, mente sana e corpo sano, anche il reinserimento sociale ne beneficia. Sicuramente quello che ha detto lui è molto importante, perché lì inseriscono, l'importante è che qualcuno ci dia una mano per far proseguire questi ragazzi, appunto. Perché non tutti hanno, purtroppo per questo male, il problema anche dell'handicap, non hanno un lavoro e tutto il resto, e avviarli nello sport purtroppo ci sono dei costi. Riuscire a almeno a aiutarli in parte darebbe un proseguo al recupero sportivo di questi ragazzi. Purtroppo le attrezzature sono abbastanza costose, bisogna, diciamo, far fronte a questi problemi. Il connubio punta anche a questo, no? Eh sì, speriamo, dai. Però se la cosa è nata, speriamo continuare, che possa fruttare, ne sono sicuro. Grazie Mauro. Prego.